Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo ancora su Final Fantasy VII Ever Crisis con la Brutal Tower piano 21. Piano 21 che vede Shiva come nostro nemico, come nostro avversario, e quindi diciamo che io ho utilizzato un setup simile a quello che utilizzai con l'X2 in realtà, anche se qui ho preferito optare per un qualcosa di diverso, dato che adesso possedevo Eris con la Bahamut. Quindi il mio team vede Zac come DPS principale, Eris che è la mia curatrice in generale, e poi Red che fondamentalmente mi fa da debuffer barra anche mezzo DPS, ma neanche DPS, cioè secondo DPS, mettiamola così. Dove appunto sfrutto lo stesso principio che ho utilizzato per la X2. Quindi Zac, attaccante magico, in questo caso fuoco Arcanum con Summon Ifrit e tutte quante le materie che vanno a boostare la difesa magica. 13.000 HP che sono più che sufficienti e 4.648 di attacco magico. Equipaggiamento con la spada limited fuoco utilizzata come secondaria, perché come arma primaria ho messo la Ifrit Sword. Ifrit Sword che mi consente di ottenere un'ottima resistenza al ghiaccio e quindi mi consente di poter giocare molto più a cuor leggero nei confronti di Shiva. Per quanto riguarda le statistiche, purtroppo boost magico soltanto di livello 6 e boost fuoco addirittura di livello 4, ma vi posso assicurare che sono più che sufficienti. Grazie al mio valore in attacco che è ben di 4600. Resistenza a ghiaccio di livello 5, molto comoda. E poi come sub-weapon, Sun Umbrella per incrementare abilità magica e attacco magico, Crew Kicker di Glenn per incrementare gli HP e il boost fuoco e il Flame Project di Barrett per incrementare attacco magico e fuoco. Eris invece come sub-weapon al solito ha Centipede e Siringone che ormai sono imprescindibili per buildare Eris, per avere healing, HP e buff debuff extension. E poi invece ho messo praticamente i guanti di Tifa, i Metal Knuckles dovrebbero essere, per avere la difesa magica. Successivamente, come equipaggiamento principale, anche in questo caso Bahamut Rod e Mithril Rod, solo che la Bahamut Rod in questo caso ha un effetto particolare, o comunque ha un privilegio particolare, ovvero il Cura Silence All, che consente praticamente di bypassare quella fastidiosissima parte iniziale di Shiva che delle volte può creare problemi. 10.300 HP, 200 di difesa magica, quindi molto 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 alta, e 3.300 in healing, però senza l'ultimate, quindi direi un risultato più che soddisfacente. Boost magico di livello 4, boost alla resistenza a ghiaccio di livello 2, però 200 come difesa magica, quindi compensiamo. Red invece abbiamo i collari che fondamentalmente mi consentono di mettere resistenza fuoco aumentata e diminuzione dell'attacco magico. Quindi, come vi stavo dicendo prima, Red è il mio debuffer. Tutte le materie, anche in questo caso per pompare il più possibile la difesa magica, e come limit, in questo caso la terza limit per cancellare successivamente il buff magico di Shiva dopo la fase a sigilli. In questo caso 10.475 HP, 3.884 come attacco magico, che non è male, però 166 come difesa magica. Per quanto riguarda le stats, abbiamo comunque una buona, in questo caso, resistenza al ghiaccio di livello 3, però il 160 di difesa magica diciamo che mi aiuta particolarmente. Sub-weapon. Con la Bandage Sword che mi permette di avere HP e resistenza al ghiaccio, la spada di gomma e l'ombrello di Eris che vanno ad aumentare la difesa magica di tutti quanti i miei alleati. Peccato che queste armi hanno Thunder Resistance e non Ice Resistance, però la cosa che mi serviva principalmente qui era pompare le difese magiche e quindi le ho pompate tramite queste armi. Andiamo alla battaglia. La battaglia si svolge esattamente come la X1/X2 di Shiva. Quindi iniziamo subito con il Silence e l'Esuna che mi permette di curare a tutti il Silence.
incredibile cheat, letteralmente questo. E poi iniziamo ad attaccare con Zac, debuffare con Red e curare con Shiva quando c'è nell'occasione. Qui purtroppo subiamo un danno con difesa magica a meno 2, quindi bisogna fare attenzione, però come potete notare riusciamo a sopravvivere anche grazie appunto al grazie anche alla resistenza a fuoco che abbiamo. Eris con la cura della sua Bahamut Rod ci dà un vantaggio incredibile di ATB, quindi ci permette praticamente di attaccare più velocemente e ridurre più velocemente la barra di Shiva, che come potete vedere entra subito nello status chill. Ho switchato leggermente lo status di auto in semi, perché delle volte non dico il gioco si bugga, però il gioco si concentra solo su determinate azioni, mentre invece in semi posso accumulare un po' di ATB e decidere un po' di giocarmela come meglio credo, anche perché come potete vedere qui abbiamo altro silence che riusciamo subito a gestire. Questa volta metto subito la difesa magica, abbasso subito l'attacco magico di Shiva e sono pronto per subire l'attacco single target. Attacco single target che è fatto su Zac non mi crea nessun problema, infatti come potete vedere la resistenza ghiaccio mi aiuta incredibilmente. E qui adesso invece togliamo subito il buff di attacco magico a Shiva, perché durante la fase a sigilli lei prende più 5 addirittura di attacco magico, che potrebbe essere decisamente fastidioso, e cerchiamo di buttare giù i sigilli il più in fretta. Red possiede praticamente Fire, quindi lui abbassa il sigillo tramite Fire, che non solo abbassa il sigillo ma riduce anche la barra di Shiva, che come potete vedere è praticamente stata cancellata. Qui faccio un piccolo switch giusto per entrare a buttare giù l'ultimo sigillo e Red chiude l'azione. Con Zac picchio, vado a picchiare come se non ci fosse un domani e poi rimetto nuovamente in auto, anche perché come vi ho detto sto cercando di portare tutti questi contenuti il più auto possibile proprio per agevolare un po' tutti. Qui andiamo di limit perché abbiamo la resistenza a fuoco a meno 3, quindi riusciamo a fare comunque un bel po' di anzi a meno 2 riusciamo a fare un bel po' di danni. Con Eris mi curo perché ero rimasto un po' indietro con le cure, ora invece ho rifullato praticamente tutti e poi niente, Red continua a debuffare, Zac continua ad attaccare e Shiva praticamente non può che subire i nostri colpi. Dopo queste due fasi praticamente siamo a cavallo e infatti come potete vedere ultimo attacco, boom, eliminata Shiva senza nessun problema. Quindi setup che se avete utilizzato già per la X2 va benissimo, potete utilizzarla per la X2 e quindi noi ci becchiamo alla prossima. Ciao ciao!